In questa lezione parleremo della differenziazione, che è una delle sette capacità coordinative di cui abbiamo parlato nelle precedenti lezioni. Differenziazione nel tennis è una delle capacità coordinative più importanti, perché è legata alla precisione. Ogni volta che io parlo di differenziazione, di allenamento, di esercizio che allena la differenziazione, significa che sto allenando la precisione del movimento. Voi potrete seguire qualsiasi principio tecnico, il vostro coach può usare qualsiasi legge tecnica, ma qualsiasi tecnica è legata al concetto di precisione. Significa che se un giocatore vuol tirare in un posto del campo, la palla deve andare lì o vicino a quel punto. Farò un esempio, questo è un esempio di differenziazione. Il gesto è lo stesso, ma in questo caso io dovrò colpire i tre bersagli e dovrò cambiare forza e cambiare direzione. Questo è un esercizio di differenziazione. Ecco, questo è un esercizio semplice di differenziazione che adesso porteremo nel campo. Quindi ricordare che tutte le volte che l'allenatore mette un birillo o una piastrella nel campo, voi starete allenando la differenziazione. Facciamo ora un esercizio di differenziazione e come vedete c'è un bersaglio. Il giocatore dalla mia parte deve muoversi, giocherà due dritti e due rovesci e deve cercare di mettere la palla dentro il bersaglio. Un giocatore d'alto livello piglia un bersaglio ogni minuto. Questo è un bel test per vedere la capacità di precisione di Max. Via. Il giocatore ora farà un esercizio di precisione, non facile, perché dovrà giocare toccando il birillo e andando sulla palla in corsa, quindi giocherà un dritto in corsa, dovrà giocare sui tre bersagli, la prima volta sul primo, il secondo e il terzo, e poi ricomincerà. Dovrà giocare vicino al bersaglio, quindi un esercizio di precisione, ma anche di differenziazione, perché gioca lungo linea, incrociato e molto incrociato. Quindi cambia angolo e cambia anche potenza la palla. L'esercizio che mostreremo adesso sarà un esercizio di precisione, ma anche di combinazione dei movimenti. In molti di questi esercizi è impegnata più di una capacità coordinativa. Nel caso specifico è differenziazione, combinazione dei movimenti. Il giocatore fa uno dei movimenti più difficili nel tennis perché è il passante in corsa di rovescio con contromovimento. E deve mettere la palla fra la linea laterale e la racchetta nel corridoio e cercare di colpire i bersagli in fondo al campo. Proviamo. Go! 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 Go!
Go! Go! Go! Go! Go! Go! Bravo. In questa lezione parleremo del ritmo e della ritmizzazione. Il ritmo, la ritmizzazione è una capacità coordinativa e, come abbiamo detto, le capacità coordinative sono maggiormente mentali e di meno fisiche e tecniche. Il ritmo e la ritmizzazione entrano nel linguaggio del tennis. Il coach e i giocatori, quando parlano tra loro, usano spesso la parola ritmo. Il coach consiglia al giocatore: imponi il tuo ritmo, taglia il ritmo all'avversario, spezza il ritmo dell'avversario. Oppure classifichiamo i giocatori, per esempio, come ottimo giocatore di ritmo da fondo campo. Allora la ritmizzazione è uno dei concetti fondamentali. Io con i miei giocatori l'alleno spesso con la musica. Significa fare dei movimenti secondo delle cadenze musicali. Quindi consiglio a qualsiasi livello di portare la musica in campo, perché la musica aiuta a muoversi secondo il ritmo musicale, che poi in campo è il ritmo del palleggio. Se io entrassi in un campo a occhi chiusi e ascolti i suoni, ascolto il ritmo, posso ricostruire, visualizzare i movimenti e quello che avviene in campo. Tun, tun, tutun. Tutun significa che il giocatore sta giocando una demi-volée. Allora sarà tun, 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 tun. Tutun cambia ritmo, cambia movimento. Guardate adesso questa fotografia nella quale vedrete il massimo del movimento che segue il ritmo, che è la danza. Io uso spesso degli esercizi della danza per allenare il ritmo, li vedremo dopo in campo. Guardate questa fotografia che mette insieme il movimento, il gesto musicale ritmico di Federer con il movimento aggraziato della ballerina. Adesso inizieremo un semplice esercizio sul ritmo e la ritmizzazione. Conteremo il numero dei palleggi che i giocatori riusciranno a fare senza sbagliare in un minuto, con la coscienza che i giocatori d'alto livello in clay court, in un campo di terra battuta, palleggiano i migliori del mondo su una media di 46, 47, 48. Nei campi enduro è sopra i 50, 51, 52. Contiamo il numero dei palleggi che i due giocatori riescono a fare in un minuto. Piglio il tempo appena lui tocca la prima palla e conto. Quando sbaglia, ovviamente, non conto. Quando sbaglia. Pronto? Via. Uno, due, quattro, sei, sette, otto, 9, 10, 13, 16, 20, 21, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, stop, 40.
Adesso farò vedere degli esercizi sul ritmo da fondo campo. Loro devono seguire il ritmo che io darò con la voce. Dopo, l'ultimo esercizio qui sarà che io canterò e loro seguiranno il ritmo della mia canzone. Pronto? Il primo ritmo è tang, 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 tango, tang, 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 ancora adesso, tang, ta, tang, 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 cambio, cambio, ta, tang, ta, tang, ta, tang, ta, tang. Adesso tang ta ta tang tang ta ta tang tang ta ta tang ta tang ta ta tang ta tang ta ta tang. Ok, cambio. Segui la mia canzone. Ta ra 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 ta ra 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 ta ra 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 ra. Bravo. Adesso you again, you. Ta tan 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 ta ra ra ran tan ta ta ra 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 ta 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 ra ra tan 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 ta ra ra ran tan tan. Bravo. I giocatori, come vedete, si dividono in due grandi categorie: musici che sentono la musica e il ritmo e dei giocatori che non sentono il ritmo. Adesso mostreremo nel campo un esercizio con la vera musica. Abbiamo scelto un pezzo che è il bolero di Ravel, che ripete lo stesso motivo per circa 10 minuti. Noi lo ascolteremo circa un minuto, ma prenderemo l'inizio in mezzo e alla fine e vedremo che lo stesso ritmo viene ripetuto 3 volte, ma con cadenza e ritmo completamente diversa. Aumenterà mano a mano che avanzeremo. Piano. Oh.